Torna l'appuntamento con il calcio femminile. La Serie D questa sera al centro sportivo La Colcinella, l'Atletico Anzio Lavigno si trova di fronte al Nuova Fenix dopo la bella vittoria ottenuta 7 giorni fa. Proprio in questo istante il confronto del pallone riconquistato subito. La formazione di casa, Aiello se ne va, trova lo spiraglio pedale per Di Lorenzo sulla palo opposto, non si va a chiudere la triangolazione con Di Francesco, che adesso rimette in gioco all'indietro per Spataro, gli si fa incontro Di Lorenzo, recupera il pallone, si invola a rete, a questo punto con il destro prova il tiro, c'è Di Lorenzo, anche Ruzza prova la soluzione e Fella para in fallo laterale, la rimette lei stessa in gioco, Di Lorenzo si libera prima di De Pace, lo scambio con Mastro Francesco, la palla messa in mezzo, non si va a chiudere la triangolazione, prova a ripartire a questo punto la Nuova Fenix, lo fa con De Pace, molto bene il tiro, la risposta di Maglione, ancora gli si fa addosso a questo punto De Fabbis, il pallone svirgolato e la possibilità con il tiro in due tempi, c'è Maglione che dice di no, lascia sfilare il pallone dopo il tocco dell'avversaria, sarà lei a rimettere in gioco dal cerchio e c'è il gol del vantaggio, disattenzione da parte di Fella e Spataro, era ben appostata Ruzza e si sblocca il risultato. Ruzza con Aiello prova la soluzione, respinta proprio sulla linea di porta, Danella va a rincorrere adesso De Pace che prova la soluzione, tuffo a terra da parte di Maglione, no, Fenix chiude tutte le possibilità, ci prova la bordata da parte di Lorenzo, poi la palla che arriva in aria però subito la mette al sicuro, la rilancia subito dove c'è Giulia Aiello per il raddoppio dell'Anzio Lavigno. Suggerimento per la compagna di squadra e nulla di fatto, ancora Buratti si gira, è ben appostata sul palo, comunque c'è Maglione, la palla in mezzo e c'è il gol. Spataro soffia il pallone, Di Lorenzo se ne va da sola, la possibilità, la palla messa in mezzo e c'è Aiello che non riesce a concludere a rete. De Fabbis dalla distanza, la risposta di Maglione, Di Lorenzo tenta di andarsene in una possibilità di calciare a rete, poi palla messa fuori alla Nuova Fenix, De Pace, poi è Buratti con il mancino, non trattiene Maglione e per poco non si fa beffare anche tra l'altro da Buratti. Aiello al volo verso Di Lorenzo, il tiro, la risposta c'è di Gavirati, Aiello, Di Lorenzo si gira, poi se ne va in aria e arriva Ruzza, il gol, doppietta per Ruzza, De Fabbis, palla in mezzo dove tocca con la testa De Pace, Aiello all'indietro per Mastro Francesco, in avanti c'è Di Lorenzo, lo scambio con Mastro Francesco, la triangolazione, il tiro da parte di Mastro Francesco, ribattuto Di Lorenzo, Aiello, la finta con il corpo, si accentra, poi il tiro ribattuto da Gavirati, Ruzza, ancora bandiera con De Pace, lo scambio, poi ci prova la conclusione, sporcata, Di Lorenzo pronta per caricare il tiro, ci ripensa su, invece serve per Aiello che va lei a concludere, bandiera De Fabbis, Aiello carica il tiro, c'è una deviazione, porta il pallone a bandiera, pronta a calciare, la risposta è di Maglione, è un gol da una posizione impossibile, non è riuscita a coprire bene la visuale, 29esimo, 28esimo effettivo e c'è la possibilità per la battuta a rete, ci prova Aiello, fa sua la sfera, poi De Fabbis, arriva il triplice, fischio finale, Lanzio Lavigno batte Nuova Fenix per 3-2, decidono la doppietta di Ruzza e il gol di Aiello per Lanzio Lavigno, non bastano i gol alla Nuova Fenix prima di Buratti e poi di Bandiera.